Buonasera. Devo ruttare. Fatto. Che schifo. Amici, eccoci qui, eccoci Siamo qui, qua, eccoci proprio qui. noi. Sì, dai. Eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui. Noi siamo i termosifoni che Twitch Italia conquisterà con Sei le loro dormito? battute. No, Si grazie a sente. Iace, grazie a Iace, grazie. Grazie a Grazie Fenix. Mr. Phoenix, come il Penisex. Grazie Mr. Grazie Phoenix, anche che a Yacht. non c'è la Felix, però non Ui! importa. Ui! Oh Chi zio! bussa? Chi bussa? Chi? Sento delle bussate Ma sei matto, particolari. Marco, oggi? Oh! Alexa! Luce gialla! Che schifo gialla! Fa cagare, Marco, è terribile. Terribile. Alexa, scherzavo, luce rossa. Scusate, ragazzi. Non so, Scusate. anche così, Franci non però. l'ho Me ancora vista comunque. È ancora in giro per i meandri del. lo squatto di una certa area geografica, fammi pensare. Scusate, scusate. Non lo so, ragazzi. Dai. Ho messo la Scuotatina. cremina anche oggi. Qui. Vai Marco, eh. Uffa. Non c'è quello Fatto. stretching lì comunque, Sì, quindi. si fa per la parte. Questo è per il perineo, si fa. Oh, Zoidberg. Sium. Ciao Vector. Sdilli. Eccolo Sdilli. Si vede che manca Franci. Sì, sono anche un po' stanco, A ragazzi. posto. Sono pronto. Adesso, ragazzi, effettivamente. Oddio, chi è? Grazie, Grazie, Pinco Palle. Adesso Mastro dicevo, Palle. posso Pinco, grazie. effettivamente indovinare il guessing. Tutto a posto, Ime. Oh zio, di qua. Vediamo un po', vediamo un po'. Sto Marco, non stai molto bene, però, eh. Dovresti andare a fare le bene. analisi anche tu, secondo me. Allora, perché del sangue le devo fare tra un po', eh? Grazie, Ci andiamo grazie. insieme, Marco, che ho paura. Anch'io. Vabbè, non le faccio da tanto. Cioè, l'ho fatta in realtà poco tempo fa. Grazie, cazzaprullo. Va bene. Che vai? Perché? Beh, ormai è del posto, Ma fra sono io, come al abbonato. solito, non ho mai paura dell'analisi o della visita di per sé, è sempre dopo. E beh, Perlomeno quello, me ne frega. Io certo. potrei fare qualsiasi cosa, non me ne frega una sega Che proprio. mia mamma è oggi andata dal dottore e già che c'era si è fatta fare le ricette per le analisi per me. E c'ho 7000 fogli di ricette adesso che devo Devi fare andare. anche l'analisi Vabbè, del non culo, c'entra le i fogli, palle, possono sì. essere anche semplicemente tutti gli esami del sangue che li fai in una botta sola, Eh sono sì. più Cioè, fogli comunque. sono Io ho tre foglietti fatto. con tutte tre liste perché in uno non ci E stava. vabbè, ma gli esami del sangue, Sono tre sì, ma una foglietti. volta li fai, non è che devi No, fare 1000 sì, è analisi a che una, deve farmi 7000 robe. Ma sono Anche quelle del comunque culo e delle palle, cioè è un 5 casino. secondi, sono comunque, non cambia nulla, è una Ma del boccettina in culo più al che massimo. cos'è? Scusami. Io l'ho detto per dire, non c'è So che quello delle palle invece lo vabbè, sapevi? quella è la prostata, magari puoi controllare. Ancora Che sono effettivamente giovane, però. arriva Al da. massimo ti fa fare l'esame delle urine e basta. Io Al l'ho fatto massimo. l'anno scorso No, quella quello lì, devo fare quindi. quello delle Quindi. urine e delle feci. Dovrò caccare in un No, barattolo, strano, delle ragazzi. feci non è strano Le quello. feci Vabbè, effettivamente è per strano, però. controllare ho detto cacco No, pure. no, Poi meglio magari farlo che ho non farlo se lo sempre. porto, Io se di lo solito voglio te lo no. dico Io comunque comunque glielo glielo regalo. regalo. Cioè, se hai problemi particolari, di solito se no non te li Ma do. io nel dubbio glielo Le regalo comunque, il mio feci ogni tanto cacotto. tocca farle. Io non, a me, Credo di non averle mai fatte. mio Credo di dottore non non mi ha averle mai mai fatte. messo gli esami delle feci, mi ha No. messo le urine, il sangue, mi aveva mandato dal i tempi del mal Ma di testa, l'esame quando avevo un forte dell'urina mal si di testa. fa Non sempre, pisciare. l'urina. È più quello delle feci che dici, non mi scappa sempre. No, infatti quello delle feci di solito non lo danno quasi mai. Sì, Nei danno in casi controlli normali. particolari, sì. Forse te A l'ha me dato semplicemente perché diede. non ti controlli da Quello lì lo 20 del anni, bar lo allora vabbè. prendo con la Io mano, feci. però. Io feci. Ah. Ho fatto urina, sangue, agli occhi e alle orecchie, mi fece fare a me. Sì, ma infatti le feci si Alle orecchie, fanno però. solo se È perché era effettivamente il te lo periodo che avevo danno. tanto mal di testa, Ah, quindi beh, te feci la sia quella alle controllate, orecchie che a quella non agli occhi. l'esame delle orecchie. Sì, poi mi ha detto: hai la cervicale, questa è stata la risposta. E sei. Hai l'ansia, questa è stata Di la solito appunto cosa le totale. urine le danno sempre, quando, quasi sempre quando fai l'esame di sangue di controllo, perché vabbè tanto quella ci vuole poco. Le feci di solito
Mai. Ah, mi feci anche però... controllare il pene. Sì, ancora. Sì, ho detto adesso ormai... controllo feci palle, anche al quindi. Pene. Controllo palle ho fatto, sì, però era tutto a posto. Sì. Però era un uomo. Con una donna, anche se a tra basket mi capitarono solo donne, sono sempre più in imbarazzo. Io l'ho già fatto due volte, ma mai per motivi... No, quello non mi è mai successo. Comunque un controllo. Sì, no, meglio controllare che non e più che altro, non so quanto costi, magari ti viene a costare un po'. È tipo un bel centello tra tutto. Ma in realtà questo qui... Però le palle non erano sudate, fra. Visto mia mamma. Quindi che cazzo ne so io? Io un centello tutto. Non ho sborsato niente, non ho sborsato comunque. No, paghi comunque, non è mai gratis. Non ho sborsato una lira, ragazzi. Non ho l'acqua! Non ho l'acqua! Vado a prenderla! No, io adesso, dipende, dipende se allora, ti metto dentro tutto, comunque ti costano un cinquantello. Poi ci sono allora, benefici, comunque costano un abbiamo po' tireotropina, vitamina D, vabbè, ferritina. È inutile che le leggi, tanto metà delle cose non capisci neanche cosa sia. Una sega, ragazzi, effettivamente. Ci saranno colesterolo, la glicemia e via. Il VEZ, probabilmente ti ha messo anche la tiroide. No? Alt-GPT, credo sia qualcosa riguardante ChatGPT. Grazie, X-Player. Che sarei tornato per te. GOT, che credo sia Game of Thrones, colesterolo totale. E poi ridere, hai la divisione in quello buono e cattivo. Totale fa ridere. Cos'è il VES, ragazzi? Sì, sono tre ricette, sì. Dopo ci faccio il cucino. Cercalo, Moro, vediamo cos'è il VES. Cosa deve fare, Nicola? VES, velocità di eritrosedimentazione. Ne so meno di prima, ragazzi. Indice infiammatorio. Sì, per controllare le infiammazioni. Sì, per le infiammazioni, credo. Un disastro. Beh, poi avrai glicemia, sicuro. Sì, 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 ma c'è... E tutto, poi ci sarà... magari ti metto la tiroide, a me di solito la metto. Tiroide, no, però è proprio categoria tiroide. No, basta, Nicola. Già 99 è durato un giorno, Nicola. Già sei tornato a 5. Trigliceridi. Grazie, Nicola. No, però vedi, c'ho colesterolo HDL. Cos'è quello? E sono i due tipi di colesterolo, quello cattivo e quello buono. Ma perché L-LDL uno si chiama HDL e totale, scusa? Non c'è l'LDL. Perché quello buono più quello cattivo fa quello totale. No, c'è HDL e totale. E non c'è, fai HDL... togli uno e c'è l'altro. Capito. Se fai il totale, certo. Meno quello, fai l'altro. Certo. Scusa. Oh zio, mi cade tutto. E poi c'è la bilirubina totale. No, ce ne sono un botto in realtà di robe, vabbè. Quella credo di averla fa. Bilirubina, fa ridere. Oh! Sì, la caldina dovrebbe essere quello buono, mi pare. Però vanno fatte, mi hanno detto, quindi io mi fido, Sì. Sarebbero fanno ogni anno gli esami del sangue. Non credo probabilmente andavi ancora a scuola. Ma dopo un po' lo finisci. Lì. Sì. Grazie, Bored. Se fanno come a me l'ultima volta, mi hanno preso 18 litri. Mi campo due anni e poi mamma muoio di sanguato. E mi devono ricoverare Il sangue. Si rifà, sì. Non è che tolgono. Quello finisce, Liezer. Sono damigiane a stretto. Se me lo tolgono, poi nessuno che me lo rimette, Liezer. Sono damigiane preimpostate. Esattamente, pure torni il sangue e te lo fanno gratuitamente. Sei pazzo, tu sei scemo nel cervello. Già che ci sei. Io sono zero negativo. Non è quello più richiesto. Tra sì. Dai, ma io non voglio donare sangue. Poi sto male. Non posso, ragazzi. Mi fa senso lago. Non posso donare il sangue. Io svengo ogni volta che mi fanno. Tanto vedi, probabilmente magari ce l'hai talmente sballati che non puoi neanche farlo. Non posso farlo, non ragazzi. Non fare Mussolini, Marco. No, stavo dicendo, partiamo. Ostia. Sì, adesso io non guardo più, l'altro che non guardare, no, non guardo, però... Io ho guardato tutto. Lo sento con le orecchie. Bravo. Io ho proprio guardato tutto. Volta, poi mi è ritornato in mente e sono svenuto di... No, io no. Ho guardato tutto mentre parlavamo di YouTube, del mio lavoro, e ho avuto soltanto un leggerissimo... Poi sì, è passato. Sento, no, la parte che ti avevo tagliato lì, era la porta, che si vedeva solo il bordino... Sembrava una natura di palle. Bello Animal Crossing. Vediamo un po'. Sei tutto da una parte. Aspetta che devo modificare anche qui. No, ma sei proprio sei tipo laterale. Così, guarda. Così.
Sì, devo... Che non vedo. Devo un attimo sedimentare da una parte. Oh, scusate un attimo che devo mandare un audio urgente. No, niente. No, no. Poi in caso mi devo mutare da Discord, se non si sente il microfono, se mi muto dal microfono. A me chiedono sempre costantemente se ho paura mentre me li fanno. Continuo a dire di no, ma non mi credono e hanno paura che svenga. Beh, ci sta, può succedere, può succedere. A giugno poi il controllo con le strade. C'è tanta gente che dice no, non ho paura, e poi casca per terra rovinosamente, quindi capisco perché facciano così. Ci sta, Sorcio, che ti dicano, guarda, se ti senti male non lascia perdere. Devo cercare una cosa, un secondo, datemi un attimo. Dai, intrattengo io intanto. Non c'è bisogno di fare la scimmia, comunque. Sì, più che altro il dolore. Vabbè, ma l'ago se non lo guardi manco te lo senti, il dolore. Ma in realtà non fa neanche male. È che senti, se stai concentrato, senti aspirare il sangue. Succhia, che dici? No, sì. Vabbè, buono, l'hai fatti sicuramente, sì, almeno no. Lo senti aspirare. Avevo tre anni, avevo. Infatti ha detto che non li fa da 50 anni, non credo. Quello è un grave problema. Cioè, non so come hai fatto a resistere fino adesso e mai farti controllare. Guardami. Vabbè. Informissima, se, fino a prova contraria. Vedo e non c'è, te l'avrei fatta. Prova contraria, già più volte. Ragazzi, sono in forma. E per quello che poi, cioè, vado a prendere la prova contraria, è un casino. Voilà, però. Molto meglio, un po' più centrato, affanculo, siamo pronti. Fortunatamente ce li ho vicino a casa. Però. No. Anzi, nella casa nuova ce l'avrò proprio sotto casa, letteralmente. A 50 metri di distanza. E la mattina, analisi e colazione, via. E devi fare la mattina. Ogni mattina. Sì. Detto, sono verso le 9, 8 di mattina. Sì, anch'io li feci presto. Ma di solito li fanno sempre la mattina. E tra poi mi sono mangiato un bel croissant al cioccolato. Da noi al pomeriggio ci sono già i risultati. Io andrò stesso a farle, cioè non vado all'ospedale a farle, mentre mia mamma c'è un posto nuovo. Al SILLAB? Di solito ogni comune ne hanno uno. C'è il SILLAB, che non è comunque... Non credo, Fermignano, però... Ce l'abbiamo noi. Vabbè, che a Urbino ci metto 5 minuti per arrivare. Sì, no, però di solito ogni comune hanno un centro di prelievo. Vabbè, comunque vedo, cioè, faccio letteralmente, neanche devo arrivare su Urbino, che vabbè, c'è un coso lì, tu vai lì che fai prima. Meglio non fare le analisi dal SILLAB ora. Chi cazzo è il SILLAB? Adesso ci sono stati casini, è il SILLAB dove fai le analisi e sono usciti fuori tutti i dati sensibili delle persone, purtroppo. Ma sti cazzo, vabbè, sono già fuori. Poi anche che scrivere frega le il colesterolo alto. Che cazzo di dati devono uscire dei miei? Sono dati comunque che non dovrebbero uscire. Sì, però, no, vabbè, sì, però... Nulla. Però sì, non penso che se c'ho il colesterolo... Non credo cambi niente a nessuno, però non doveva succedere. Non deve succedere assolutamente che i dati sensibili delle persone. Piuttosto che hanno proprio i sistemi pagherei 200 down. Euro, ma non è in centro a Urbino l'ospedale comunque. È fuori, cioè nel cerchio esterno, quindi ci arrivi con la macchina, non è in salita pure l'ospedale. Sarebbe un disastro poi quando devono portare i pazienti doverci andare su... A piedi, in salita. Ma in realtà tanta gente non fa analisi spesso, un po' perché magari è abituata così, eccetera, però sarebbe da fare una volta ogni tanto. Ma la gente finché non si sente nulla non fa nulla, perché poi magari è una cosa che non si... Io infatti ho fatto l'analisi di sangue quando non stavo tanto bene. Anche perché quello potresti averlo alto per genere. Anzi, io per esempio non avevo la glicemia. La glicemia non la senti se ce l'hai alta. Quindi. Infatti ero andato perché non mi sentivo tanto bene in quel periodo, ho detto faccio un check-up, non sa mai, e fortunatamente non c'avevo niente, però va rifatto no, per a me, controllo. No, a me non è il sangue risciugato, a me quello che fa schifo è l'ago che si infila, e ma vedere, e vedere fortunatamente... cioè, guardare, se non guardo... No, non devi guardare, non guardare, se non guardi... È una paura molto comune, c'è una impressione... Beh, il problema mio è che a me non trovano le vene, quindi stanno lì anche... minuti a cercare la vena, quindi dopo un po' ti viene anche l'ansia per quello. Qui, io sono contento di non avere quel tipo di ansia. E qui ne ho altre nella mia vita, no, ma quella no. No, perché poi se non te lo trovano te la fanno sulla mano. Come diceva Marco, per me l'ansia è dopo, poi non è il... No, perché io c'ho l'ansia dopo. Se te lo fanno sulla mano fa malissimo, ma proprio male, qui fa proprio letteralmente malissimo, e me l'hanno fatto due volte perché non mi trovavano la vena al braccio. Sì, lo dicevamo prima, è che non tutti lo possono fare. A me fa ansia solo dopo.
cioè leggere referti, cioè quello mi fa ansia. Per il sì, resto di fare il tatuaggio scritto bucare qua, che sì, segnami dove il coso, lasci il buco, vai subito dal tatuatore e poi svieni per l'ago del tatuatore. Sì, il syllab sono privati. No, quello che dove vado io è della mutua. Non si vedono le vene già molto chiare. Sì, anche è uguale. E però che se te lo fanno sulla mano è veramente terribile. Sei pazzo? Io lo feci... No, io ero andato a farle al Policlinico di Monza. Io l'avevo quando mi ero operato, cioè ho l'ago canula nella mano. Fa veramente male, ma... al dito mi fa un po' senso. Se mi dici al dito ti dico già... Dito, non ti metto l'ago. No, dito... l'ago, no, non al dito. No, qua, no, lo so, qua però... Solo pur... se mi dici qua ti dico... L'ago nel dito qua per così. No, ma non è che fa senso, fa proprio male, lo sento. Sì, fa male. Quello mi fa... Infatti non ho capito, perché non usano la farfallina poi? Perché quella è delle femminucce. No, era per i bambini, se no. Mai. Scusami. No, scusami. Farfallina si diceva per la pucchiacchia delle signorine. No, sì, quando non è... Come potevi dire da pucchiacchia fare una cosa? No, non dicevano pucchiacchia, però dicevano i maschietti hanno il pisellino, le femminucce hanno la farfallina, si diceva. Sessisti di merda, ti dovevi rispondere. Era datemi la merda di farfallina. Era il 93, penso che ci fosse. Dirigirlo a coltello con l'ago così, è un casino faccio. Perché hai salutato come il Gabibbo, amore? L'ho letto così. Ciao, bella gente! L'ho letto proprio in quella maniera, vabbè. Anche a me non trovano mai le vene e sarò pazza, ma preferisco quando mi bucano la mano. Ma fa pazza, effettivamente. Magari lei ha malissimo. Magari lei ha i calli duri su tutto il braccio. A me fa veramente... Mi ha fatto malissimo. No, non me lo ricordo male, però siccome era l'ago canula, ce l'avevo qui, e quindi dovevo stare sempre col braccio dritto così, perché se muovevo il polso, sentivo l'ago canula dentro, che faceva Bobby. Eh beh, sì. A me lavoro un paio di mesi fa hanno fatto il prelievo tirando con la siringona. Tinte. Allora, avevo fretta, avevo. Amore, mangia con calma. Dai, passiamo al videogame della serata. Single player. Vai. Non era, maledizione, mai una volta che no, è quello giusto. C'è Ultimate Team qui. Dov'è? Come si faceva? Community? No? Mappe classiche, strikes. Maledizione, ogni volta. Dai, facciamo una bella streak. Pem. No, però aspetta, la fai community streak. Sì. Dimmi se sei un uomo. World Cities, vero, un pistolino. No, World Cities, poi facciamo tutta la live World Cities perché è facilissimo, è una cazzata incredibile. Però quelle altre sono troppo difficili. È vero, ma poi che dici tutta la live? Che... Sì, ma perché è troppo facile. Ma il record è farlo nell'ora, infatti, che adesso non è più ora. Però la tua serie migliore è 63, c'è proprio scritto. Ma non so se è nostra o di Nicola, però. No, pare fosse nostra. Ah, beh, questa la c'è scritto Crunch. Taxis, GCBA. Quella roba è spagnoleggiante. Panificación la campana. Ma sembra la Spagna. No, però aspetta. Non sembra Spagna. No, effettivamente. Allora Zeisa, ma Sudamerica cosa, però? Scusa, E il puente? Cosa c'era scritto sul cartone? Cioè, può essere Messico? E il puente? Fammi vedere. No, le strade. Cioè, qui. 195 con quel lavoro lì. No, non mi sembra la roba messicana. Vedi per curiosità la Spagna cosa c'ha come cartelli? Non c'è lì. Sono robe europee. Non ha quel lavoro lì. Non ha quel lavoro lì, che è una cosa molto più americaneggiante, effettivamente. Oddio. Vedi, posso. L'Argentina. Potrebbe essere l'Argentina. Argentina. Anche perché c'è il 9-195. Sì, ci sono sempre. Sì. Vai. Piccoli di prova Argentina. Grandi. Tanto è la prima, Regaz. Dai. Sì, Argentina, dai. Sì. Era Buenos Guarda Aires. Lì. Grazie Ferris. Bunkers Hall, Gordon's Home. Qua avrei detto europeo, una roba europea a vederla così, però forse anche America potrebbe essere. Ladies Hall, che cazzo è sta roba? Loro come sono vestiti? Buy one, get one free if you wearing IH wheels. No, heels. Cosa sarebbe? Che poi non è high, infatti è... Sì, è high wheel. Come lady? Ladies only? Solo donne? Solo per le donne. Se hai i tacchi alti ti danno un omaggio. Sì. Boh. Vabbè, sarà una discoteca.
Boh, no, compri uno, te ne danno un altro, non credo c'è una discoteca. Lo so, io avrei detto qualcosa di europeo a... è perché forse c'è un indizio qua, allora. Singer, Bankers Hall Club. Proviamo Inghilterra? Non lo so, perché potrebbe essere qualsiasi cosa. No, questa non mi sembra una roba europea, effettivamente, quei cartelli lì, però. Sausage. Però guardagli, guardagli i muratori. Cosa fa Bastianic? Si gratta il culo? Allora, appearance, indigo... Guarda un po' la gente, un attimo. Non è che, cioè, si vedono... Ma è stata trafitta, gli hanno tagliato il corpo, il signore. No, sono occidentali. No, però quello... Sì, occidentali. Che loro mi sanno un po' di americani, se li guardo così, E anche a me ridà più di America. Cioè, il posto in realtà potrebbe essere qualsiasi cosa. Loro, dico, loro proprio mi sembrano un po' americani. Palazzoni così altissimi. Sì. Sono le torri... Aspetta. No. Metti America. Metti America. Oh, al massimo abbiamo fatto un errore. Non è America. È perché non mi posso neanche spostare, quindi... Io avrei detto... $4. Guarda che c'è una bandiera lì in fondo. $4. Dai, sarà l'America. Dai, vai. Cioè, cosa può essere? L'Australia, altrimenti... O Canada o Stati Uniti. Era il Canada. Eccolo là, eccolo là. Era Cagliari. C'era una bandiera, ma non si vedeva cos'era. Era Cagliari in Canada. Maledizione. No, vabbè! Gira El Girasol. Tienda naturista. Bisogna capire sempre adesso quale Sud America è. La cerveza. Montezuma. Dentista ortodonzia. Mexicana, Aeromexico. Sarà Messico, ragazzi. Proviamo. Beh. Proviamo. Può non essere, magari può essere sì, tipo la banca solito. Di Spagna. Però era me. Bella zio. Era Tijuana. Tijuana, dove si drogano? Sì. Hai imparato. Questo è europeo, dai. Questo è europeo. Da. Oh sì, quello, Marco, vero? Sì. Sì, sì, l'avevo già detto. Che l'avevo... Ma non solo in Ossia, anche in altri posti vanno a Tijuana per sballarsi. Soul Funk, no, Prog, un negozio di vinili. Ecco, questo. Forse qua così ti avrei detto Inghilterra, però guidano no, a destra. No, non è Inghilterra, tra... secondo me... Quindi potrebbe secondo essere... Secondo me tipo Spagna o... Officina Real. Officina... Sì, potrebbe essere anche la Spagna. Una macchina infilzata dentro. Padania. Cos'è? Padaria? No, Padania sarà. Muoverti, sarà Padania. No, comunque direi potrebbe essere Spagna tranquillamente, effettivamente. Sì, perché più che altro mi sembra europea. Che è europeo sicuro? Sì, guarda. Parlano spagnolo, quindi direi mujer, sì. Mulher, anzi, non mujer. Mulher. Vintage clothing. C'è l'arme, è spagnolo, quindi boh. Può provare la Spagna. By Jamie Oliver. Lui è spagnolo, si vede. No, ragazzi, PM Lisbona e Portogallo. Aspetta, però guarda le lingue. Ma Lisbona e Portogallo. Allora. Però. Non parlavano portoghese, non erano portoghesi i cartelli. Però il primo è portoghese come lingua. Però non è quello che abbiamo letto fino è solo adesso. Il quarto. Perché mettere la propria lingua come quarta? Fa vedere giù. Leggiamo qualche altro cartello, magari è il Portogallo effettivamente. Arte ecco, do sabor. Ecco, e c'è il pastéis de nata, è Portogallo. Sì, è Portogallo. Pastéis de nata sono portoghesi. È vero o no che erano in spagnolo le prime, però, che abbiamo letto? Magari c'era qualcosa in spagnoleggiante. Perché non ho letto cose portoghesi. America. Ma do che buoni pastéis de nata, sono tra i miei cose preferiti. I pasticciotti pugliesi. No, non è vero, Tommaso. Se conosci lo spagnolo, il portoghese è tantissimo diverso, anche come scrittura. La banca, vabbè, questo è proprio americano. Qua. Semplicemente abbiamo letto due o tre parole. Bandiera degli Stati Uniti, bandiera degli Stati Uniti. Dov'è? Ah, qua. Sì, no. Dov'è che era? In Texas, Austin. Austin. Stava quella. Oh, Arabia. AE. Punto AE. Cos'è? Punto AE c'era, sì. AE. Arabia. Così arabi. Così, Arabia Saudita Unita al mondo. Come si chiama? Emirati Arabi. Sì, Arabia era quello. Emirati Arabi. No, dove? Giù. Scusami. Dov'è qua? Giù destra. Dov'è giù? Aspetta, adesso. Giù a destra. Ma di qua è grossissimo, è vero? Certo. Non mi ricordavo che c'era questa enorme appendicite qua.
Dubai. Okay. A Dubai. Ah, qui c'è la Geomi Joule intanto. Aspetta, che stavo leggendo. Guarda qui. Sì, no. Dobbiamo impararci tutti i prefissi, ragazzi, eh. Velasco, Stencil. Tanto come al solito ringraziamo Nicola per lasciarci, per darci sì. L'account. Palesemente rubato ormai il nostro. Pensavo che lui l'avesse rubato. Salone e spa. Quello è chiaro, fai per quello che non si lamenta. Sai che... Allora... Loro mi sembrano più... Ecco, vedi Nicola. Cioè loro ti direi tipo... Thailandia, quelle zone lì. No. Le persone, dico. Allora, può essere... Ma Filippine non, che non mi sembra. Guarda lì che sono le elezioni. Non so, le elezioni. No, sì, a sinistra. Non è un ente, mi sembra tipo un ente. Pensavo quello. Anch'io pensavo quello lì. Sì, no, a me sembrano quelle zone lì. Scolaretti. Zone, cioè, tipo Indonesia. Ma non è Indonesia. Cos'è criminologi? Top notchers. Che l'Indonesia sì. Dovrebbe esserci l'indonesiano, non c'è. Secondo me è però anche Vietnam, così c'è. Cioè, parking zone. Beh, anche Vietnam potrebbe essere. È tutto scritto normale, però. Tutto in inglese, tra l'altro. Sì, qua è tutto scritto in inglese. Grazie, le Filippine Rafarex. Sono spagnole. Grazie, Rafarex. Cioè, più che altro si vede spagnolo grazie, nelle Rafarex, Filippine. Oh, non mi ricordo qual è l'altra lingua. Aspetta, il taxi torna dietro. Lì, quelle scritte lì. Non si capisce. Aspetta, Davao City. Davao City. A meno che non sono le Filippine quelle inglesi. Dico che ci sono un sacco di divisioni nelle Filippine. Guarda le Filippine, quella zona. Quelle Filippine c'è spagnolo, francese, avevano detto anche. Davao, di sopra. Davao. Next Friends. Quella è una bandiera. Però. Montenegro? No. Sicuro? Mi sembra, se mi ricordo bene, quella del Montenegro. No, ma c'ha il blu. Ah, questa è il blu, però, sì. Cos'è? Non ne ho la minima idea. Questa qua col blu non saprei. Non è Fraps, lo sa bene. Sembra molto viale stato. Ormai abitante del Montenegro onorario. No, perché quella del Montenegro è molto particolare come non bandiera. Non so, parte... Uniti, eh. Cioè, anche sarà la struttura statale. Qua, però... Washington, però... Però ce l'hai Avenue. Stati Uniti, one way. Aspetta. Vabbè, comunque Stati Uniti, Comunque guarda Stati in fondo, guarda in fondo, c'è un palazzo importante. Sì, sì. Sì, sì. E c'è lo scuolabus molto statunitoso. Grazie Vash. Grazie Vash. Mi sa che era la bandiera dello Stato. Sì. Grazie Vash. No, anche perché sembravano esserci robe di... Vediamo che stato era. Era Arizona. Phoenix. Poder... questo è spagnolo. Poder judicial della questo è spagnolo. Questo è spagnolo. Vediamo qualche altra scritta, visto che come prima, se no. Osdrogo. Estetica unisex. Sì, sì, spagnolo, Lopez. Punto M Messico. Mexico. Messica os. Avevamo detto Europa, abbiamo cannato completamente. Sembrava Europa. Sì, sembrava Europa. Anche questa America. Non sembrava affatto. The Sonna Building, brutto come la fame, tra l'altro. Sarà bestia, che sole, ragazzi. Sì, comunque ridà molto d'America anche questo. Sì, dai. Maine. C'è sempre il Canada, che... E c'è la bandiera del sopra lì, in teoria, dove? Sopra a sinistra lì. È la Francia. È una bandiera? No, non è una bandiera, forse. Forse non è una bandiera. No, è la... Beh, comunque il Maine è in America, ragazzi. Sì, è Maine, è Main Street questo. Ah, Main Street, avevo letto Maine. È Maine quello. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. C'è Wells Fargo. The Gym. Tanto se America o Canada c'è la bandiera tra poco, quindi la troviamo. Infatti adesso la troviamo. Basta subito. Andare avanti, la becchi prima o poi. Sul Pullman c'è nessun punto qualcosa. Health Division. Boh, vabbè. Appunto Org. Zions Bank. Bello, con l'orologione davanti. Quindi è infortunata questa banca. Sì, sì, sì. Questa è una battuta riguardante. C'era un cartellone US Bank City Center Plaza.
US Bank, direi che dai. Ho scritto Bangkok. Sì, cioè, è la mia città questa. Uldi. È la mia città. Sì. Vai, vai, indovina. Ah, Boise. Boise. Bravo. C'era scritto sul cartello quando hai aperto la... Cosmeticaz. Questo è Est Europa. Sei sicuro? Sì, può essere, perché sì, anche lui me lo ridà molto. Sì, sì. Ozymandias c'è scritto. Polonia, lì. Potrebbe essere. Non lo so. Bastardi, mettete i siti nelle cose, così posso capire. Sì, mi sembrava Polonia dalla scritta, però vorrei vedere qualche altra... Sì, anche questa roba ti direi... Anche Danimarca potrebbe essere, però direi più Polonia. Danimarca? Più Polonia. No, mi sembrava anche... Perché io penso sempre ai calciatori, quindi... Ti direi Polonia, comunque, quelle scritte lì. PL? PL. C'è scritto anche Polska. Bene. Ciao Varsavia. Ma oggi non ci fregano. Coffee Braga. Sai, potrebbe essere Filippine di nuovo. Dopo il coffee c'è la Braga qui, eh. Filippine è bellissimo, voglio andare. Beh, le Filippine sono... Io avevo due compagne filippine, avevo. Sono molto occidentalizzate le Filippine. C'è un po' di tutto nelle Filippine. Grazie Iron Manfro. Grazie Iron. Wendy's. Ma sembrano... Sarà anche America. Sembra coreano. Paese arabo? Ma sembra coreani. Discon vuol dire scon. Arabo non... No, a parte che lui mi sembra orientaleggiante in quel cartello, eh. Grazie Air Bruschetta. Grazie per orientaleggiante. No, insomma, tutta la gente è orientale. Ma sai che ti avrei detto davvero Filippine? Ma Braga sarà la città, quindi. Ma la bandiera? Indonesia? Siamo in Italia. Grazie Indonesia o Singapore? Che cos'è? La Serma. No, sì, è Indonesia. Prova Indonesia? A Braga. Cerca Braga. Vai a vedere se c'era già così. No, insomma, l'Indonesia è bella grossa. Sì. E che a me una roba così... Secondo me deve essere... No, non lo so. Quale sarà la cosa più... Perché la bandiera è quella lì, però... Bandung Suki. Questo è la banca del succhio. Starbucks. Braga City Walk. Sì, sì, ma la bandiera dell'Indonesia. La città di Braga. Sì. C'è la bandiera anche lì dell'Indonesia. Voglio andarci a cagarmi nella Braga, ragazzi. Voglio andare a Braga a cagare nella Braga. Ah sì, ma ci sono Braga ovunque, ragazzi. Ci sono dei cartelli là davanti. Dove? C'ho doppia bandiera indonesiana, credo proprio. A meno che non è solo quel dipartimento lì. Ma quella bandiera lì ce l'hanno tutti. Non si vedeva, c'era l'albero di merda. Porca. Subroto. Sburoto. Surabaya sarà vicino. Quasi sarà Suboroto. No. E guarda anche dalle altre parti. Per... Sono sperato. Qua non può essere, dai, sarà da sé qua. Magari non è... Perché non può essere, dai, ne sai. Scusa, non ce n'era una uguale all'Indonesia, tipo? Sì, ma non è qui, però. Io andrei in Indonesia con quella bandiera. Non è qui. C'era la bandiera palese. Cioè, c'è la doppia bandiera indonesiana, e tra l'altro nel coso giusto, quindi. Se fosse e poi Singapore... sì, c'è la Polonia, che non è al contrario. Singapore, questo. No, Singapore non mi sembra. Cioè, lo riconosciamo di solito. Poi mica guidano dritti questi. No. Non lo so. Ah, lì non è pieno di bandiere. Poi non so se magari è quel Ma è sempre rosso sopra e bianco sotto. Cioè, quindi non lo so. È che il bianco sopra sembra... No, è che... Più stretto, no, ne manca in realtà. No, perché vedi di là quell'altra. Mi ricordo anch'io che c'era un'altra bandiera simile, però... Oltre alle solite Polonia, cioè. Ah, perché... Braga... sarà il quartiere. Allora. Braga City Walk, il quartiere... No, è lo shop proprio, è il negozio. No, sì, no, è il centro commerciale. È proprio una via, Braga. No, sì, sarà la via, sarà il quartierino lì, no? Da cagarsi veramente nel Brago. Europa. Forse questo... Italia, addirittura. Questa... No, non è Italia. Milano, ragazzi, la mia cara Milano. Alfa Beh, oddio! No, Alfa Bank. Non lo è. Poteva sembrare in alcune cose della strada, però. SY. Mober.
Mob Expert. Cartello lì davanti, pubblicitario gigante. Inteso San Paolo. È però intesa San Paolo, eh? Però i cartelli non sono italiani. Zona. Non so cos'è. Continental. Romania. Romania. Intesa San Paolo e Romania. Si parla tanto italiano. E ci sta. Com'è? Dimmi Soar. Oh zio, ah, questo è un quartiere. È un quartiere, sì, sì, ti avrei detto anch'io. No, o coreano, sì. Però potrebbe essere un quartiere tipo Yokohama. Ma non è Yokohama, scusa. Questo è cinese. Ma si sa che la Chinatown di... Mi ha ricordato la Chinatown di Yokohama. Sì, dovrebbe essere Yokohama. Sì, credo. Siamo, sì, se trovi, vediamo se trovi l'artone, quello grande. Vediamo un attimo, gira un attimo. Ma girati qua, qua a destra c'è il portone. Sì, 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 siamo stati, c'era no, beh, ci siamo proprio stati, infatti era subito familiarissimo, era pazzesco. L'abbiamo fatto vedere tutta sta strada, l'abbiamo fatta vedere, sì, Canada, Canada, Canada sopra. La bandiera là sopra. Dove era? Mi sembra di aver visto la bandiera del Canada. È il Canada? È il Canada, aspetta. No, non, non è il Canada. No, non è il Canada. Non è il Canada, è simile. È simile, ma non è il Canada. Vez, qui ci scappava il morto, eh. Paradero e Spagna. Perù, allora? Spagna, potrebbe essere lì? Il Perù? Perù. La bandiera è simile? La bandiera è simile a quella del Perù, eh? Però perché scrivere Spagna? No. Non c'è il coso in mezzo, però quella del Perù è così. Mezzo, però... E poi parlano in spagnolo. Cioè, scusami, quante probabilità... Potrebbe essere... Anche lì, guarda, ce n'è un'altra. C'è il cosino in mezzo, ma è quella del Perù, palesemente. E poi loro sono palesemente perottari. Che schifo di palazzo, ragazzi, madonna. Brutto anche quella destra, se per questo. Ma proprio cacare. Dai, dai, il Perù. Pieno di quelle bandiere. Polizia. Vedi la polizia. Omicidios. È il Perù, c'è allora. Stato un omicidio. Sì, perché quello non... Cioè, nella bandiera è tipo la... Cioè, non te la mettono lì nel disegnino, quanta, ma credo sia quello. Ah, ma è proprio il dipartimento, sono loro. Okay. Perù, 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 del Perù. Spero che bello, schifo, però, ragazzi. Central, Central operativa. Ma bello chi? Cioè, è palesemente un... Questo qui si anima, si alza in piedi. Ma perché è tutto blindato. Guarda che merda sotto, ma che perché blinda... è blindatissimo. Ma non è blindato niente, questo è una merda. È il Perù. Il Perù c'ha tanti scorci interessanti. C'è un sito. Lei sembra giapponese, in realtà, la signora. Bella, sì, però sta vista così, eh. Beh, Stati Uniti, credo. Quasi, no, anche Florida. Perché guidano dritti, quindi non è Singapore. Credo quasi Florida, eh. L'azzardo. Sì, sembra molto americaneggiante. Azzardo con la Florida. Oh, bello che è. Sì, sì. O al massimo California. Sì, sì, no, sono d'accordo con gli azzardi. Anche sulla zona, proprio, proprio quella lì. Sembra una proprio quella. Due. One way. Sì, io dico più California, lì, azzardo. Io dico California. Michigan? No, non è Michigan. 25 credo sia miglia. Io dico California. Non c'è scritto la città? No. Su? No. No, no. Possibile non c'è la bandiera dell'America ancora? Lì? No parking Saturday. Princess Route. Ruth Kelly con la... Ma non c'è scritto da Punchbowl Street. Una bandiera, sì, americana. Sì, sanno un po' di Hawaii, strano. Però. Ah, questa è Hawaii, sì. Sì, sì, ci sta troppo come ambientazione. Troppo Hawaii, lì. US Courthouse. Beh, US, ok, dai, andiamo, vediamo che... Era le Hawaii, vedi. Mi sembra troppo piatto. Vabbè, sì, sì, beh, adesso che l'abbiamo giocato anche con Like a Dragon, oh, effettivamente ricordavo. Paura, guai, ragazzi. Cioè, sono in mezzo al mezzo cazzo all'ora. Di niente per eoni ed eoni di roba. Cioè, fanno schifo. Perché hanno deciso, beh, di andarci a vivere? Sono molto fighe, la UE. No, sì, ma io dico perché... Beh, sono andati a viverci perché erano... sì, prima era un avamposto militare, poi pian piano si è espanso. Ma è che era del cazzo. Base militare lì. È ottimo. Bel posto. Questo è un aeroporto, cos'è? America dei cartelli in fondo. Fort Duquesne Boulevard.
Non so, il cartello avanti, ma quelli classici, quelli verdi, no? Ma non è San Francisco? No, non è. No. Dio. Lo sbrodolo. O anche essere. No? Anche quel... Beh, il pullman aperto così in realtà mi dà più di altre zone, però... Non so. Speed up 15 miglia orarie, quindi sì. Penso siamo sia... Stati Uniti o Canada? Io avevo detto, no, Canada qui, boh, non lo so, poi può essere tranquillamente. Ma sei in una città. Mi cago addosso. Devo girare. Tra, non ci si può? Usciamo dall'altra parte. Cazzo di... Ma è veramente un aeroporto. È un aeroporto per davvero. È un centro commerciale strano. Che passi in mezzo così. Vedi qua cosa c'è scritto? Giustizia per tutti. Louisiana, ragazzi. In America. Ma voglio capire se è un aeroporto. Prova a zoomare un attimo. Pittsburgh. No, non credo sia un aeroporto lì in mezzo. Pizza Burger, Tellimore. No, era, mi sa che è proprio... Convention Center. Okay. Vedi, era un Convention Center. Wow! Russo? Ikea... C'era scritto in russo, in cirillico. Magari è altro. O Ucraina o... Aspetta, zoom di là. C'è il cartello, c'è il cartello Sofia, rosso. Forse Sofia. Vabbè, c'era l'avevo letto Sofia sotto, prima. Sotto, qua, sotto. Ma era non era la marca, Molo scusami. Però. Beh. Io ho pensato alla marca. Non Sofia so, ci sta magari... Bulgaria, ci sta cirillico, ci può stare. Sì. Kalliopis. Non so bene leggerlo. Andiamo qua. Qualcuno BG, usi Bulgaria. BG Bulgaria, Bulgaria. Guarda il QR code sotto. Grecia. Non vedevo bene. Ho messo Bulgaria, sì. Eravamo a Sofia. Ma Sofia Tower mi sembrava un logo scritto in quel modo. Sempre Chinatown qua. Sì, quindi però non sapevo. Aspetta, gira, torna di là che sono un sacco di iscritte, magari c'è un sito lì sotto. .com Cucù lo usano. Davao City. Ma Davao non ci è quello di prima, è le Filippine. Era molto familiare come. Grazie Pasqui, ciao bellissimo. Grazie, amici, rinnovate, mi raccomando. Quanti America nuova. Ci saranno nel mondo, credo in ogni città dal Santa Clara. Milione di abitanti in su ce l'abbiano una Chinatown. Santa Clara c'ho le palme, c'ho i pick up. C'è sempre la classica cosa. Sì. Potrebbe essere anche come al solito non lì so al coso con la Canada. Perché a me non sembra. Non sembra. Guardiamo le bandiere come al solito. Perché tanto è o Canada o Stati Uniti. Union Street Santa Clara Cup Center. Beh, andiamo. Vai verso o Canada o Stati Uniti. Basta trovare la bandiera adesso. Piano piano andando avanti. E che ci sono tanti pick up. Quindi per quello avevo detto più. Emilia. La sede di Adobe. San José avrei detto più Stati Uniti, sinceramente. San José Stati Uniti, non è sopra San Diego. Sì, in California dovrebbe essere. Dove era? Non era qua. San José, eccolo lì. Sì. Vabbè, direi che comunque. Quindi dov'è Santa Pellet? Vabbè, Santa Clara sarà un quartiere. Sì, vabbè, quartiere di San José. Ma lì cacare c'è dell'inglese. Ho letto Wolverine Love Tree American Express. Era Love Sex, però è lo stesso. US Metro Bank, però questo non mi fido, eh. Sopra cos'è quello lì? Quella è palesemente la carta di Mew quando la devono. Sì, è veramente quella, eh. Mister. Ma hanno vandalizzato il poveretto. Ma ragazzi, ma è un disastro. Questo povero piccolino gli hanno distrutto il furgoncino di scritte. Ma scusami. Amore, sì, grazie. Io non l'ho ancora salutata, non ci siamo ancora visti da stamattina alle 6. Datevi un bacino, datevi, no? Sì, non ci siamo visti per niente. Tra l'altro mi sono svegliato alle 6, sono rimasto sveglio anch'io, perché non ce la faccio a ridormire questi gatti. Made in Italy! Made in Italy, ce l'ha scritto. Sì, non penso ci sia nulla. No, era un negozio tipo di moda o qualcosa del genere.
Non ne ho la minima idea, ragazzi. Che cazzo di posto è? Ehi. Los Angeles. C'è del... Los Angeles. Vabbè. No, non è scritto Los Angeles. Ma non può però... cazzo lo... magari, guarda che in realtà boh, non è così essere, improbabile. C'era la US Cracker. Vabbè, la scritta spagnola era perché c'era il cosino spagnolo. Sì, del... sì. Però anche i cartelli c'erano degli asiatici. Vabbè, ma non Los Angeles. Magari c'è c'erano modelli. Comunque. Sì, ma i macchinoni sono americani. Joestar. Come Joestar? Qua giù è Los sì, Angeles. Qua, qua è molto già più Los Angeles. E ci sono i furgoncini di GTA. Dai, di Scuolabus. No, pieno di Scuolabus. Sì, dai, dai. Una bar. No, qua è proprio il deposito di Scuolabus. Che cazzo è? La sì. fabbrica di Scuolabus. No, è un parcheggio, Moro. No, qui... Io sì, ma secondo me può essere un parcheggio. È proprio Los Angeles, eh? Eh sì, sarà Los Angeles. Volevo vedere se era scritto negli altri. Non è lo stesso parcheggio dove saltavi con la moto in San Andreas e ti andavi a infilare su? No, no. E secondo me è quello lì, ragazzi. Non lo era. C'è anche Los Angeles. No. Beh, a me c'è Europa. Direi quasi Germania, visto così. Alcolo Frey. La lingua c'è. La lingua no, c'è. No, è nordica. No, no è Danimarca. No, secondo me è Germania. Ah, può essere anche Germania. O Germania sì, o Austria. Sì, 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 è tedesco, alcol, è tedesco, quello. Sì. È tedesco, spiele. Tedesco. Cioè, tedesco o Austria? Bisogna vedere sì, cosa di. Bisogna capire quali sono. Tanto di solito i siti li trovi easy qua. C'è scritto. Fai la cacca in piedi. Pezzo di merda. Se troviamo robe censurate, la. Cos'è la Germania che ha le robe censurate? Zurigo. Zugu Zugu. Può essere anche vero, può essere anche la Svizzera. La Svizzera tedesca, ma non mi sembra la Svizzera. Beh, sei un po' troppo piatta, però. Perché non stanno festeggiando l'Eurovision? No, non per quello. Bruh, c'è scritto, ma non so. Bruh. Vedendo la maestosità... Sembra una bella cittadina, potrebbe essere anche Berlino, eh? Gela, Grimm. Polizei. Allora, la 38 mica tu hai scritto Leipzig grega in Germania. Io non so cosa tu stia dicendo, per me non è così scontato, perdonami. Io non so cosa sia Leipzig. Anche perché sono... poi se vai con tutto l'affetto no, sono quelli tedeschi comunque il simbolo dell'autostrada, quindi a Lipsia, Lipsia, ok. Ah, vai vicino a Lipsia. Dove Lipsia, Lipsia? Lipsia. Eccola lì, guarda, di fianco a destra. Sotto Berlino. Tra Germania ed Esdra, tra scritta Germania, tra Germania e Esdra c'è Lipsia. Ah, Lipsia qua. Proprio tra scritta Germania ed Esdra. 38, eccola qui. 38, qui sotto, sì. Era. Lipsia, che bello che era quella. Comunque mio... sembrava veramente grande. Era la mia scuola, cosa succede qua? Ah. Direi Africa, Sudafrica. Ma che figo, Tonaz. Quasi Nigeria. No, Nigeria. Che bel cane che ha questo signore. Che figo, figo. Non so, eh. Aspetta, vai un po' più avanti, vediamo le scritte. Così capiamo che zona qua, può il essere. Cartellone. Guarda dietro. Guarda dietro il cartello qua. Ah, ma non è un cartello stradale. Ma non è sempre più lontano, scusa. Sì. C'è la bandiera. Dove? Ah, là. Ah, Senegal. Cos'è? Senegal. Non è Senegal. Vedi un po', magari mi ricordo male. È Senegal. 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 Sì, sì, sì. Anche la Guinea potrebbe... No, la Guinea al contrario, non è Senegal. Dipende, è Senegal. Se si gira la bandiera è... Vabbè, ma di solito... lo so, ma in teoria... Se qua è verso, è questo. Si guarda a sinistra a destra, dove c'è il pennone. Anche il Mali. In realtà il Senegal... c'è qualcosa in mezzo. Esatto, il Senegal è ufficiale il coso in mezzo, quindi è il Mali. Beh, vicino Mali. Un attimo, vediamo se... Perché nel Senegal è ufficiale quello in mezzo. C'è qualcosa in mezzo. Certo. C'è... Allora certo. Il Senegal. Se c'è il coso in mezzo è il Senegal. Sì, sembra quello verde. E poi anche verde. Sì, anche verde. Era Tuba. Ma guarda il Gambia. Guarda il Gambia come. Sì, il Gambia. Taglia. Che infatti. Qual è la bandiera del Gambia? Era tutta è quella lì con le cose azzurrine? Questa qui. Una delle cose azzurrine. Eh sì, quella che abbiamo visto. Sì, sì, vabbè. Più o meno. Le colle della France. Della France. Le colle della. Le musée. D'Armoden. Anche qui potrebbe essere anche Belgio. Può essere Belgio, sì. È vero. Anche la Svizzera, se proprio vogliamo dire. Però non mi sembra la parte svizzera questa.
Ma in Svizzera c'è lo svizzero come lingua, no? No, c'è il tedesco, francese e italiano. C'è il dialetto, la lingua ufficiale, c'è il latino, cioè. No, sono tutte e tre, Moro, lingua ufficiale. Perché c'è la Svizzera italiana, infatti c'è punto CH lì sopra. Eccola lì, vedi. Quindi come scrivono? Da ogni parte scrivono in modo diverso. Eh sì, perché infatti per quello si dice Svizzera italiana, Svizzera... La lingua ufficiale loro è il romancio, però usano tutte e quattro le usano. Palle, ragazzi, ma come fai a campare? Io ho conosciuto due svizzeri in vita mia. Uno era tedesco, l'altro francese. Quindi allora, completamente diverso. Là c'era scritto CH, però. Genevois, Ginevra? Genève, dov'è? Sopra. Ah no, però non c'entra. No, non è così Ginevra, però. Grazie, Raideng. Grazie, Raideng. Qual è la quarta, scusate? Ah, perché la quarta è il romancio, sì. È la loro... sotto non ci capisco. Beh, in realtà qua c'è scritto FR pari... comunque. Lì c'è scritto FR. Beh, magari Francia, sta. È che è figo perché impari già tre lingue più impari l'inglese, quindi sei già quattro lingue. Già dalla scuola. Ma non è che le impari per forza, cioè le insegnano, ma in poi magari è come da noi, non è che le impari per forza. Le insegnano già dall'inizio. Non posso andare. Grazie, Montre. Grazie mille. No, ma nel senso anche qui le insegnano, però bisogna vedere perché magari non rimane. C'è la bandiera svizzera, però. Mi sa di sì. Dov'è? Ah, è là. Quella bandiera della Croce Rossa. Metto la della Croce però Rossa. È che abbiamo trovato quelle FR, c'è punto FR che è un po' una continuiamo a cercare e poi era nell'autobus punto FR che era una pubblicità però quindi continuiamo a guardare cosa c'è di xenomorfi lì sul negozio di Alien, ma ci si può muovere da questa cacata o non vai avanti eccola ma quella è la Croce Rossa per davvero però. Beh, aspetta cambio una destra. Altro francese. Scorreggiotti. Madonna, gli scorreggiotti, ragazzi. Quanto tempo. E guarda qualche vetrina, qualche sito, se no. Quella fama, sì. Il Berocca. No, ma vai indietro, vai. Devi andare in questo. Allora, devi vedere nei negozi perché c'hanno il sito. Dovresti vedere anche un prezzo, dei prezzi, perché... Il banco dello spirito PT, santo. PT, come P? Cos'è PT? Però Ginevra, quindi Ginevra. Cos'è Ginevra, punto Ginevra. PT? Dai, allora è la Svizzera. Grazie, grazie. Amore, ciao. Guarda i prezzi, se riesci a vedere qualcosa con i prezzi. Ti saluto con la tromba e con l'imbu. Non si vede niente. Non si vede un casson. 230. Ma non può essere, ma non può essere Portogallo, dai. No, ma è, dai, Genève e Ginevra, scusami. Io devo comprarmi qualcosa di dolce. Vai avanti, vai sulla piazza. Quella è la mia. Dove che te le compro domani? No. Non. Le tappe. Mi hai dato un chisso lì. Che piccoli. Caffè. CH, dai. Punto C, CH ancora. Grazie, CH, tiè. Dov'è? No, ho sbagliato. Ecco. Ehi. Era proprio Ginevra. Ah, pezzettino lì, no? È proprio Ginevra, era. Eh sì. Una signora, una bellissima signora. Girati possiamo... a sinistra. Esatto. Trash to cash, fuck you. C'è nessun sito. Some City San, San Lazzaro mi sa qualcosa del Sud America. Fermignano, però è tutto Fermignano. In... allora lui ti avrei detto anzi la mia contrada mi orientaleggiante no, tipo Indonesia. No, di nuovo Filippine? No, raga, non ci posso credere, se è di nuovo Filippine, perché c'è l'inglese, loro riportano, ci sono i cacchio di mezzi che usano loro. Che cazzo di mezzi sono? Ragazzi, per me sono le Filippine di nuovo. Per me sono le Filippine di nuovo. C'è tutto quello che abbiamo visto prima, Filippino. Dai, è Filippino. Proudly Filippino. La terza volta. Magari è sempre la stessa città. Proprio. Ma che cazzo è poi? Tra l'altro stiamo beccando sempre le Filippine inglesi. Sempre quelle stiamo beccando. Di solito becchiamo quelle spagnole. Philippines, no, a Manila. Manila. Ma lì si parlava, invece c'era anche del Filippine, ragazzi. Ancora, no, dai, no, non è possibile. Aspetta, questa era Benedetta Rossi? Lei è Benedetta Rossi, ragazzi. È vero, ricorda un po'. C'è la GoPro, l'ho vista.
Waterfront Renaissance. Wellington Waterfronts. Wellington. Beh, il giocatore Wellington era inglese. Wellington, no, è Australia, Nuova Zelanda, uno dei due. Però, beh, può essere la Nuova Zelanda, eh. Però, guarda, guarda come neozelandese questo. Ma si stanno tuffando? Sì. Guarda il sole. Beh, no, nord. Quindi è posto. Dai, lo mettiamo sulla fiducia. Madagascar no. Loro no, ma appena la mia... Era proprio Wellington, New Zealand. Bello quel disegno. Che schifo, ragazzi. Simone Comment Sister. Francese, ragazzi. Federation Française de l'Aperitif. Allora, potremmo già scegliere. Però al solito potrebbe essere bello. Sì, no, infatti, aspettiamo. Bistro della Passerelle. Vedi i camion lì, quello bianco? Quella collina lì? Questo? Cacchio. Quello lì, vedi dietro c'è un sito. Santa Pelle. Eccoci. Volevo partire avec moi ce soir. Non c'è scritto. FR.FR. Warning.FR. Monfrère. Che cacchio di città è? Una cosa. Lione. Non è Lione. Marco. È Lione. Pottile, veramente. Questa. Questa è una la Germania. Posso dire che non mi piace. È tutto rotto. No, io avrei detto Repubblica Ceca quei posti lì. In realtà. Ma in costruzione, un quartieraccio. Io ho detto Repubblica Ceca qui. Questo. Vedi, questo è lo Zinne del Monaco. Questo non me lo ricordo. Che palazzone. E quello è il trivellone. Ma com'è che tutto il resto è in ricostruzione? Della Merkel, mi pare. C'è niente di censurato, però, Qua c'è scritto: oh boy! Dostad. Non credo hotel. Sia Repubblica Ceca. Questo non è un hotel, ragazzi. Vedi di nuovo la camionetta. La camionetta di L poi hotel. È scomparsa la camionetta. È sparita la camionetta. Latdina. Soporfa et nit live. Paese nordico? No, là con il coso sopra. Dici che è nordico? Ci sono i puntini. Fior da. Sì, Lasterinom Markerad Platz. Sì. Bisogna capire che paese. Ma se lo leggi così sembra Dracula, ma non c'entra niente. Aspetta, guarda che punto, c'è dietro. Forse c'era punto puzza. Punto puzza. No, c'era solo punto. Serbia. Svezia. E Svezia, Svezia. La Serbia era SR, no? Non mi ricordo. Azzo, era Malmo. Ah, dove hanno fatto il... Malmo, dove è nato Ibra. Ica. Dove c'è la statua di Ibra, che è orripilante. Davanti. Oh. Questo è Danimarca. Che bello che Olanda, bello. Anzi. Mi piace. Lato, mi piace. Tu sei stata in Olanda? È l'Olanda? Sono stata in Olanda, ma cosa vuol dire? No, infatti ti chiedevo. Sì, di nuovo, sembra... No, effettivamente i cartelli sono uguali qua. Ci sta, ci sta. Sì, no, sì, anche quello la Svezia. Punto S, anche quello lì. Mannaggia la signora del Burger King. Ma mi scusa, armassi questa cosa, scusate. Scusa, mi manca una lettera. Oh, bebbia. Cioè, c'è anche sei. Farmacia, ma hanno sbagliato, non ce l'hai. Mi ero italiana. È già decaduto subito tutto. È italiano. Sì, quello lì è italiano. Ma non so cosa sia armacia. Cosa abbiamo detto che era sei? Se era Svezia. Avevo detto ieri sera voglio essere, no, bisogna essere un attimo più troppo volgari, basta volgarità così. Cioè Kenshiro sarà messo a cercare tipo le parolacce, le cose senza dirle, robe del genere. Come avevamo fatto Rainbow Six. Sì, più o meno. Però cos'era? Al posto di vaffanculo era... No, tipo porca merda, roba del genere. Comunque, ma scusami, ma merda è comunque volgare. No, era venuto fuori scritto tipo mannaggia la signora del Burger King. Ma scusa, ma perché... Ma là l'isola Faroe è pure loro in mezzo al niente. Questo è Sud America? Non è vero? No, credo sia più Sud Africa. Quindi se volete essere meno volgari, ragazzi, sì, potete sì, dire mannaggia la signora del Burger King. Sì. Quindi è Australia? No, Sud Africa. Potrebbe essere ragione Eliezer. Rida molto. Sono anche, guidano anche farmacia al contrario. In Route District Center in non è quei colori lì sopra il ghirigoro non sono quelli della bandiera del Sudafrica? Che ghirigoro? Effettivamente sopra c'è un ghirigoro e ricordano un po' i colori che ci sono anche sulla bandiera del Sudafrica. Vabbè, un po' generico. È un po', no, è un po' molto forzata, però allora qua c'è
New African Shop Tallas. Quella lì non è il Sudafrica? No, è l'Africa, è tutta l'Africa, in realtà. È l'Africa in generale. Sì. Che lag, ma adesso passa, eh. Up to 2000 back. Ma c'è un signore, cosa fa la signora in basso lì, lì a sinistra? Vende la grancia. Ah, ok, posto. No, no, pensavo succedesse altro. Oddio, sul furgone c'era scritto un San qualcosa. Santa Polenta, mi pare. Same cioè, day. Non San, era S qualcosa. Guarda l'autobus. Same day delivery. JS auto, aspetta, eh. Aspetta. Anche i colori della Nigeria potrebbero ricordare quelli lì che ho visto in fuoco. Però Nigeria mi sta parlando in francese. Nigeria però mi sembra francese. Ragazzi, sono tutto ingoblinito però. Dai, su, posizionamento. Go, George. È la Georgia, quindi. Ah, Nigeria in inglese anche. Sì, Senegal e francese. Dicono che in Sudafrica c'è un sacco di cognomi olandesi. Ma anche quelli sono i colori del Sudafrica, lì in alto, eh. Ma poi sembra anche ma molto... Magari... No, lì a destra, Moro. York, guardi... guarda, eh. No, ho visto i colori. Non si è sentito... Langenwender... Sì, lassù, dicevi. Sì, però vabbè, anche lì dovevo dire tutto e niente. Che bella casotta. C'era a sinistra. R102W. Sì, in sono in mezzo alla città. Ah! Tipo la città sarà la città del capo, Marco. Io non c'è. Sì, sì, Moro, bella gag. Può essere. Le scritte sono quelle. M, non è vero, non sono quelle. Però M, George, scusa, George. E George, gli è vero, avevamo letto George. Ma sì, non c'è la R. No, avevamo letto George all'inizio, guarda, c'era proprio R. George. Ah, ok. Sì, sì, sì. È proprio questo. Quella. Ah! Cazzo! Mi morde? Ma quando qualcuno ha fame... c'è. Quando l'appetito c'è... Tu si cagli addosso per... Erano buoni gli asparagi? Da... Munchen, direi. Germania, ovviamente. Era sto cazzo tra... Italia! No. Non lo so... Questa è la Repubblica Ceca, ragazzi. È il pezzotto dell'Italia. Che bella la Repubblica. C'è una bandiera, sembra la Turchia. La bandiera sì, è la Turchia. La turca, quella dietro. Ma Istanbul c'è scritto lì. Dove? A posto. Ah, qua. Lì, dove stai? Non so, magari è la... un'altra cosa. È il quartiere, sì, però. Potrà rischiarla, ragazzi, San Luis. Oddio. Sarà San Luis, ragazzi. No. Io avrei detto Nuova Zelanda, pensa. Aspetta, magari io avrei detto Nuova Zelanda o America, anche potrebbe essere. No, aspetta. Guidano Albert al contrario. Park, sì, eh. Ah, è vero, guidano al contrario. Eh sì, è Nuova Zelanda, Australia, anche sì. Grazie Xaverio. No, è Australia. Australia. È Nuova Zelanda. Oddio. È tutta ringhiollata. Non sono uguali le bandiere della Nuova Zelanda. No, è che è tutta attorcigliata. O dell'Australia. No. Cambia le stelline. Il problema è quello che è tutta rincapicollata, non si capisce niente. Ma poi non sembra neanche, non averle. Secondo me Nuova... Ma in realtà non sembra neanche quella bandiera lì. È molto chiaro il blu. Esatto, cioè c'è la bandiera. Però non esiste una bandiera azzurra. Magari è solo sbiadita la bandiera. Sì, non c'entra niente. Al sole. Perché vederla così avete detto Nuova Aspetta, Zelanda. Aspetta, ma in Nuova Zelanda non guidano giusti? No, guidano al contrario. Come... Cioè, tu mi fai vedere questo panorama, ti dico Nuova Zelanda. Giusti. Però potrebbe essere effettivamente anche l'Australia, tranquillamente. Sì, sì, perché tanto c'è l'acqua anche lì. Qui vanno a surfare, vedi? Cerca i ragni. E si dovrebbero vedere effettivamente grossi qua. Che parcheggiano. Guarda che questo puzzichino. Ragazzi, questa dai, tocca. Cos'è? È le 21. Bisogna perderla. No, vabbè, no, perché poi salviamo. Non è che. No, no. Si può salvare. No. Andiamo avanti con lo streak. Non è Milano Marittimo. Avanti. Ah, io voto Nuova Zelanda. Ormai l'ho detto, mi butto. Anche se è sbagliato. Anch'io voto Nuova Zelanda. Vai a vedere quel cartello là. In chat erano sicuri prima Australia. Sto, però, stai andando solo dritto su una strada. Non stai guardando nulla. Ma perché non c'è niente? Cosa vedi? No, in chat erano sicuri sinistra, Australia c'era. Prima, quindi chiudiamoci. È quello là verde là dietro. Torno indietro. Girati adesso. È sparito, aspetta. Torna dall'altra via. Okay. Quello là verde. Comunque ripeto, in chat erano sicuri Australia prima.
cazzate. Ma porca puttana. Proprio questo quadrato qui non carica. Prova ad andare al di là della... Beh, non si vede un cacchio. Beh. Per Albert Park, che è il circuito di Melbourne dove fanno il GP di Australia, dice... Metto Nuova Zelanda. Proviamo, allora. Fidiamoci. Sì, fidiamoci. Quello. Perché mi è andato di là? Era Melbourne. Veramente. Era Melbourne, vabbè. Sì, bravi. 7-Eleven, ma è quello americano. No, c'è una bandiera in fondo. Rossa. Dove? È una bandiera, non è una bandiera quello che ho visto io. No, sei fissato, però. Sei fissato, c'è una vacca. Quindi Sud America. Messico. L'ho messo. Vabbè, poco sotto Sud America. Cioè, sopra, volevo dire. Va bene, amici. Lag. Questa è l'America. Cosa? Che lag. L'assia partita. No, lascia salvato così. Sì, dovrebbe salvare in automatico. Beh, nel dubbio faccio close. Ti avevo promesso. Allora, amici, domani mattina c'è Abiotic. No, Abiotic. Non proprio. Cosa avevamo detto alla fine? Helldivers. Devo aggiornarlo. Devo aggiornarlo, sì. Dai. Io ho fatto tutta la live con Rainbow Six che scaricava? Non so, tanto che te frega. Ma è impossibile, non avrei visto un cacchio. E poi mi manca gli stessi giga di prima. Vabbè, allora non è possibile. Sei pirla, semplicemente. Sei pirla. Helldivers, c'ho 1,6 giga da fare. Ogni mattina facciamo Helldivers. Con Gianluco. Sì. Sì. Si ricorderà? Io lo scrivo. Dai. Amichetti. Ci vediamo domani, allora. Dai. Chi c'è? C'è qualcuno in live? Vado a vedere. Direbbe raidato Harry, giusto? Mm-hmm. Stasera raiderei... Allora, potremmo raidare... Lino per dirgli che è sculato. Ecco, ecco, dai, dai. Che... No, che anche vai, Lino, che c'è stato anche stamattina... Dov'è Lino? Non lo vedo più. C'è, non so se eccolo. C'è. Sì, sta facendo PUBG con Fra e Karim. Imbarazzante. Io annullerei il raid. No, no, impossibile. Salutate Cilinetto. Aspetta, ma c'è. Ah, sì, c'è. Ditegli sculato. Dai. Sculato, ditegli sì.